Abbiamo questa grande ambizione, da un lato, di accompagnare l'evento inaugurale con una settimana di eventi culturali di alto livello. Parliamo di Lavia, parliamo di Brunello, parliamo di Bollani, quindi di affermatissimi maestri nel campo artistico e musicale. E quindi festeggiare, come dire, questo grande evento con una serie, un corredo di eventi adeguati. Dall'altro abbiamo questa seconda ambizione, che è quella di affiancare costantemente all'esposizione e quindi all'allestimento, alla visita, eventi artistici di varia natura, proprio per supportare ulteriormente la visita stessa. Faccio un esempio: in occasione dell'apertura ci sarà anche una significativa esposizione di quadri, di dipinti, sempre con tema botanico, e quindi perfettamente, sono grandi dipinti, saranno di grande effetto, e quindi sempre con una coerenza tematica specifica. C'è particolare soddisfazione, mi verrebbe da dire così, da parte dell'università per quest'opera. Immagino sia una soddisfazione anche personale, il suo rapporto con questo luogo. Sì, è un rapporto, come dire, travagliato, positivamente travagliato, nel senso che per questa creatura ho speso veramente mesi e mesi di impegno e di attività specifica. Credo che ne sia valsa la pena. In questi 3 anni, diciamo i 2 anni di costruzione, di realizzazione architettonica, l'anno necessario per l'allestimento, abbiamo davvero superato ostacoli di ogni tipo, ostacoli economico-finanziari, ostacoli burocratici, come ognuno può capire in una struttura pubblica che, nella quale si devono anche seguire certe regole e onorarle, e tuttavia non lasciarsi imprigionare dalla burocrazia. Siamo alla conclusione, quindi sono molto felice e molto fiducioso che sarà un successo. Quindi l'appuntamento per il 15? L'appuntamento per il 15 alle ore 12.